quando si andava a mietere il grano, fare la farina e quindi produrre pane e biscotti. Siamo tutti qui riuniti per ricordare appunto questo tempo passato. Diviso in quattro parti, 4-5 parti, che racconta come si fa il grano concretamente. E quindi passo la parola all'amica Povia. Cadono le foglie e tristi grilli piangono l'estate. L'altra notte non ho chiuso occhio, tanto era quel grido. Seminate, seminate, credei di sentire. Oh Dio, fa che non invano nei rudi solchi quella gente in riga semini il pane suo quotidiano. E già riposa quel piccolo cuore allungato nella forma, generoso, pronto già a riprodursi. È felice laggiù, se ne sta caldo caldo per quanto necessita. È in buona compagnia, su di lui c'è una coperta azzurra, bizzarra, piena di sorprese. Ora limpida, schietta, fredda come la sua algidità, ora bianca e spumosa, piena di fastelli di cavolfiore che si vanno gonfiando, ora roboante e tuonante da ogni latitudine verticale, ora improvvisamente folgorante ed elettrizzante. Da essa giù lacrime di buon sudore, che porta con sé l'informazione della vita, a volte coperta di mille petali bianchi e cristalli di bellezza che ci raccontano, forse, la porta del paradiso. Neve bianca che tutto riposi, ricordi al contadino questa semplice filastrocca che c'è sotto la pioggia fame, sotto la neve pane. Sempre dalle tue tante fisiche risorse fai accendere una grossa lampadina calda e promettente. Allora, io, piccolo chicco, cuore allungato, decido che è l'ora di svegliarmi e di bucare la terra, stiracchiandomi al vento leggero della sopraggiunta primavera, pronto per fare gioire l'onesto, speranzoso seminatore. Abbiamo letto il primo tratto di questo seme che giace nel terreno ed è pronto a rifiorire e a formare il nuovo grano. Quindi possiamo procedere.
l'anima pura, mi sta attento un balzo, si mi arriva a sicurare la palla mi sta già, si mi arriva a sicurare la palla mi sta già, pure la una nata l'altra, è nato pure un occhio aperto e nato, è nato pure un occhio aperto e nato, è la figlia dell'uomo una, la buccia dell'immenso, la farina per l'aria, la 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 la.
Canzone che abbiamo cantato prima al primo forno laggiù, e andiamo a mietere il grano, che è il primo passo verso il prodotto finito, il pane. Mietere il grano, il grano, il grano, e accoglieremo l'amore, 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 e sentiremo il calore dei raggi del sole
quindi dal sorriso e dal benessere sgorga la solidarietà. Si diventa ben disposti verso gli altri. Gli odori piacevoli possono promuovere il buon umore, risvegliando in noi sentimenti di bontà, suscitando anche sentimenti altamente positivi. In una prova scientifico-statistica, alcuni attori, mescolati tra la folla di una trafficata strada, in maniera del tutto casuale, lasciavano cadere qualcosa di personale davanti al passaggio di un forno, dove l'odore del pane inebriava tutto il circondario, suscitando così sentimenti di solidarietà ed altruismo. Il risultato è stato sorprendente. Infatti, molta gente lì presente, guardando la scena nel suo svolgersi, recuperava puntualmente e prontamente quella cosa caduta, riconsegnandolo all'attore distratto. Era così palese la prova che si cercava infatti la stessa scena, non si verificava in maniera puntuale davanti ad un altro esercizio commerciale generico. Concludiamo affermando che un buon aroma induce al rilassamento e alla riduzione dello stress, consentendo slanci positivi degni di una migliore comunicazione emozionale. Come ha già fatto te, e come ha già fatto te, la luce agli vicini non gli ronda fatta me, la mia rinata per non gli porti scatta me. Tu vuoi le tinte tanga, tu vuoi le tinte tanga, tu vuoi le tinte tanga, metta la carne a voce manda, la manga si fuggita, poco poco tutto un buttito, la manga si fuggita, poco poco tutto un buttito. Tu vuoi la mina pura, metta a te fumarsi pura, Maria si durava dalla bocca buona, come diavolo vuota nasce, una cosa nata nasce, è nato per io di vecchia carta nata, è nato per io di vecchia carta nata, è la fila di un mare che ne sbocca quello che fa scottare, le pesce delle mele, la farina di l'aria, la 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 Ma che ti faccio notare, se ne cacciamo una volta a me, che porti il forno a pane, stanno a mano che tu a te, che porti il forno a pane, che ti faccio notare, che ci caminca bello e ci voglio appiccicare, mi calcia la rinella, le ando giù per l'aria. La 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 Bravi! Bravi! Ma che ci siamo?
sorpresa. Tornato indietro, palmo, palmo, palmo. Adesso vi incontrate in mezzo, vai. La terza, la quarta, per fiducia, la quinta, la sesta, e poi voi insieme. E facciamo un giro. Di là, signori, guardate di là. Guardate Dolores. Adesso incrociamo che i soldati che vanno alla guardia. Dolores, figlia la donna, maglia rossa, che bella, guardate. Guardate così, con i soldati che vanno alla guerra. I soldati che vanno alla guerra, ma che devono farmi così. Guido! Maglia rossa, ma che ce l'abbiamo andata a fare? Maglia rossa, segui! Da qua! I soldati che vanno alla guerra, ma dove devono farmi così? Oh, bravo! Adesso facciamo un bel ponte. Maglia rossa, fai il ponte bene. Maglia rossa, attento. La maglia c'è, sta maglia rossa.